Ciao ragazzi, bentornati su The Division. Il mondo di livello 5 sta per arrivare ed io voglio parlarvi ancora di un paio di cose prima di entrare a gamba tesa nell'endgame vero e proprio di The Division 2. Una di queste è la ricalibrazione. In tanti mi avete chiesto di fare un video, ma sapete che in questi giorni sono un po' incasinato per via del PC, eccetera, eccetera, e quindi mi scuso per questo piccolo ritardo. Questo perché la stazione di ricalibrazione, nonostante si chiami allo stesso modo, è decisamente diversa rispetto a quella che abbiamo imparato a conoscere su The Division 1, o meglio, l'obiettivo è sempre quello di cambiare un attributo sui nostri pezzi che non ci piace, però la modalità è decisamente cambiata. Vediamo allora come funziona questo nuovo sistema e partiamo dalle armi, che sono decisamente più semplici da capire. Allora, partiamo dalle basi. Le armi hanno 3 talenti e questi 3 talenti sono ben distinti. Non è più come su The Division 1, dove si potevano avere tutti i talenti in tutti gli slot. Le famose combo crudele, letale e spietato non si possono più fare. Ora, il primo perk di tutte le armi è sempre un perk di buff, cioè qualcosa che migliora l'arma principalmente nel danno, ma ci sono anche perk difensivi come autoconservazione. Diciamo che i primi talenti sono talenti attivi, definiamoli così. I secondi talenti sono quelli passivi invece, talenti che danno dei benefici negli attributi dell'arma, si va dalla cadenza di fuoco alla maneggevolezza, aumento del caricatore o della stabilità e così via. Questi talenti inoltre non hanno mai bisogno di requisiti di attributi di difesa, d'attacco o di utilità. Il terzo talento invece riguarda un talento ancora più passivo, che è qualcosa che si attiva quando l'arma è riposta nella fondina, quindi quando si usano le altre armi per intenderci, e si riferiscono a talenti come lubrificato, che aumenta la velocità di cambio arma quando l'arma è nella fondina, oppure si ha un aumento di corazza quando si schiera un'abilità. Insomma, avete capito, questo è un talento che si usa molto con le esotiche, per esempio come abbiamo visto con la macchinetta che aumenta la cadenza di fuoco dopo un'uccisione, ed è per questo che la rende così speciale. Fatta questa premessa, le armi dunque come si ricalibrano? Allora, non c'è più la possibilità di prendere un'arma e ricalibrarla quante volte si vuole in attesa che esca il talento che vogliamo, ma bisogna ragionare per incastri. Infatti su The Division 2 abbiamo bisogno di una seconda arma dalla quale prendere il talento che vogliamo, ed inoltre deve essere anche dello stesso tipo, altrimenti non la troveremo proprio in lista. Quindi mettete caso che volete cambiare un talento al vostro fucile d'assalto, dovete trovare un altro fucile d'assalto con il talento che cercate voi, ed in più deve essere anche corrispondente a quello che vi interessa. Non potete mettere per esempio un talento attivo, cioè i primi che hanno i requisiti per intenderci, nel secondo o nel terzo slot, ma i talenti del primo slot vanno sempre nel primo, i secondi nel secondo e i terzi nel terzo. Questo per evitare appunto di avere armi super god roll con 3 talenti magari incentrati sui danni. Questa cosa secondo me è stata una scelta intelligente che forse limita un pochino questo aspetto, perché è un po' limitante, ma che permette sicuramente di avere il gioco un po' più equilibrato. Cosa importante da tenere a mente: sappiate che l'arma che usate per prendere il talento che vi serve verrà smantellata, oltre naturalmente ad una buona dose di soldi, acciaio e titanio. Quindi tenete a mente anche questo quando ricalibrate, perché sono gli stessi materiali che vi servono poi per craftare. Altro appunto, le armi e gli equipaggiamenti che si creano non possono essere ricalibrati, a proposito di crafting, in nessun modo, né nei talenti e né nelle statistiche, quindi tenetelo a mente se magari siete degli amanti del fai da te. Veniamo ora all'equipaggiamento, che è leggermente più complesso. Il sistema funziona allo stesso identico modo, e cioè se volete ricalibrare una maschera avete bisogno di un'altra maschera dalla quale prendere il talento o le statistiche di cui avete bisogno. Iniziamo proprio da queste, che per esempio nelle armi non abbiamo. Gli attributi dell'equipaggiamento sono semifissi, nel senso ogni pezzo ha i suoi attributi distribuiti in attacco, difesa e utilità. Chiamiamoli armi da fuoco, vigore e parti elettroniche, se volete un po' di nostalgia. Questi attributi non si possono cambiare nella tipologia, quindi se volete ricalibrare per esempio un attributo d'attacco rosso sulle armi da fuoco, non potete metterci un attributo blu di difesa per esempio, oppure uno giallo di parti elettroniche o di utilità. Quello che potete fare però è quello di cambiare l'attributo in un altro della stessa categoria. Per esempio, se in questo giubbotto io voglio cambiare i danni colpo alla testa, posso decidere di mettere magari probabilità di colpo critico o danni critici, però come vedete sempre e solo di questa categoria. Se invece volessi cambiare il bonus corazza, potrei cambiarlo con un altro bonus corazza o magari con salute, però non posso mettere un altro attributo d'attacco oppure di utilità. A questo punto del gioco, quindi nella fascia del mondo 4, bisognerà vedere poi se dopo il livello del mondo 5 funzionerà poi allo stesso modo, però qui in questo momento c'è un cap oltre il quale non si può andare con determinate statistiche. Per esempio, torniamo al primo attributo: se togliamo questo 7% dei danni colpo alla testa per sostituirlo con questa probabilità al 12%, esce fuori scritto che è limitato al 6,5%.
Questo perché porterebbe questo oggetto troppo in alto con il gear score e renderebbe questo pezzo d'armatura veramente forte con queste statistiche. Quindi c'è una limitazione. Infatti, come vedete, la corazza, da dove sto prendendo la probabilità, ha solo due attributi, mentre quella dove la sto andando a mettere ne ha tre. Questo limite permette al momento di bloccare la crescita e di non creare build troppo forti. Bisognerà vedere se con l'arrivo del livello del mondo 5 questo sarà sbloccato oppure rimarrà allo stesso modo. Tenete a mente comunque che anche qui il vostro pezzo dal quale prendete il talento verrà distrutto e che avrete bisogno di ceramica e parti elettroniche per poter fare questa ricalibrazione sull'equipaggiamento. Veniamo ai talenti ora, che creano anche qui un po' di confusione. E la domanda che mi fate di più è perché non posso mettere per esempio Berserker su un altro giubbotto. Allora, ogni pezzo può avere uno o due talenti, ma ci sono talenti di due tipi diversi, chiamiamoli anche qui attivi e passivi, come le armi. Ne abbiamo uno con il requisito, che sia di armi da fuoco o di vigore eccetera eccetera, ed un altro passivo, indicati come nelle armi, cioè il primo ha questo simbolo con la freccia in su e l'altro ha il simbolo con un cerchio vuoto. Allo stesso modo delle armi, i talenti dell'equipaggiamento possono essere sostituiti solo se sono del medesimo tipo, ecco perché Berserker per esempio non si può mettere su tutti i giubbotti, ma solo quelli con un talento attivo. Questo discorso vale per tutti i pezzi, non solo per i giubbotti naturalmente, come nello zaino, dove per esempio si cerca maggiormente guardiano. Anche qui non si può mettere ovunque, ma abbiamo bisogno di uno zaino che abbia un talento attivo o un talento di prima fascia o con la freccetta in su. Insomma, chiamiamolo come volete. Al momento la ricalibrazione con gli attributi cappati è l'unico modo per superare il cap di 4,50, anzi, se vi capita noterete che il cap non è così fisso come si pensa, ma a volte si droppano anche oggetti che hanno questi attributi rollati da Dio, chiamiamoli così, e si va anche oltre e di tanto anche. Quindi questo sarà da tenere a mente anche nel livello del mondo 5, perché magari potrebbe fare la differenza. Questo nuovo sistema ha fan e detrattori, c'è chi preferisce il vecchio sistema di The Division 1, dove tutto era random, chi questo, dove c'è più controllo ma anche più limitazione. A me sinceramente non dispiace questo sistema, perché obbliga, tra virgolette, a giocare anche per trovare il pezzo che ci serve per far diventare un altro pezzo come lo vogliamo noi. Dall'altra parte aumenta di tantissimo la ricerca del God Roll, anzi forse anche senza mai trovarlo, perché è veramente difficile trovare tutto come lo vogliamo tra talenti, doppi e attributi d'attacco e difesa bloccati. Detto questo, io spero che il video vi sia stato utile per capire come funziona la ricalibrazione su The Division 2. Se nel livello del mondo 5 qualcosa cambierà, faremo sicuramente una seconda versione di questo video. Nel frattempo fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Io vi ringrazio di aver guardato tutto il video e ci vediamo alla prossima. Ciao!